Direi che possiamo partire. Benvenuti a tutti a questo nuovo Geobreak. Come molto probabilmente già saprete, oggi il nostro ospite è Stefano Campus, vicepresidente di GFOSIT, e oggi parleremo, o meglio, ci parlerà lui di Open Data, un argomento che a mio parere forse è un po' sottovalutato, nel senso che tutti forse siamo convinti di sapere benissimo cosa sono, come poterli usare, cosa poterne fare, ma in realtà forse non siamo poi così consapevoli. Quindi grazie Stefano per spiegarci qualcosa di più e raccontarci qualcosa di più. Ok, eccolo qui. Allora, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto Roberta e Giter per avermi ospitato. È la seconda volta che partecipo a questi appuntamenti diurni. La prima volta era l'anno scorso, se non sbaglio, dedicata alle buone pratiche, insomma, consigli per chi voleva partecipare alle traduzioni di un progetto libero, adesso in particolare per il progetto di traduzione della documentazione dell'interfaccia di QGIS. E adesso Roberta mi ha gentilmente chiesto di presentare un po' la mia esperienza sugli Open Data. La mia esperienza che mi ha presentato Roberta come vicepresidente dell'associazione GFOS, che effettivamente è quello che faccio dalle 5 in poi, dalle 17 in poi. Dalle 9 alle 5 invece lavoro presso il settore, quello che un tempo si chiamava cartografico di Regione Piemonte, e quindi, come dire, ho molta dimestichezza proprio su questi argomenti, sia come produttore sia come fruitore. Andrei a condividere e dunque, prima di cominciare, non è una lezione, non è un seminario, è uno scambio, una condivisione di esperienze, quindi vi faccio vedere un po' di cose, interrompetemi, chiacchieriamo, tanto tutto il materiale sarà, insomma, la presentazione sarà disponibile, ma visto che siamo parecchi e sono molto contento di questo, interagiamo senza nessun problema. Allora, condivido lo schermo, condivido tutto, entro adesso nel loop pazzesco, ma ecco qui la presentazione. Io non mi vedo più, quindi dovrebbe essere... Fermo Stefano, si vede lo schermo. Si vede, ok, adesso si dovrebbe vedere a tutto schermo, confermate? Assolutamente. Sì, bene. Allora... aspettate che dovrei aver fatto una cavolata, perdonatemi un secondo. Sì, cacchio, un secondo, ho preso la versione vecchia, perdonatemi. Che stupido, scusatemi. Un secondo. Scusate, l'ho lasciato sull'hard disk esterno, vi chiedo scusa. Ci sono, quindi, nessun problema. Tanto ne approfitto anch'io per ribadire, diciamo, l'invito già fatto da Stefano. Lo scopo di questi appuntamenti non è appunto tanto didattico, ma vorrebbe proprio essere anche un po' uno scambio fra insomma, professionisti, fra persone che appunto lavorano e operano nel settore, per cui assolutamente sentitevi liberi di aprire il microfono, fare domande, esporre la vostra esperienza, ecco.
lo scopo dei nostri geobreak è principalmente questo, ecco, più che dei mini video tutorial. Ecco. Perdonatemi davvero, veramente sono stato leggero. Nessun problema. A parte che, cioè, ti dico che sulla chat c'è malcontento da parte di tuoi conterranei, Stefano. Giuseppe, lo so, immaginavo. Allora. Ctrl C, la metto in locale. Ctrl V. Eccolo qui, adesso funziona, sicuro. Sta. Ah, molto bene, trovata. Fantastico. Mi chiedo scusa ancora. Allora, nascondi, open data. Avevo fatto tutta la... Allora, vedo il riquadro, si può... Torna la scheda. Interrompi. Come si fa? Oddio, dai. Condividi lo schermo. Condividi. Presentazione. Ok, c'è il... Ah, ecco qua, lo metto qua sotto. 5. Allora, finalmente... F5, nasconde, visualizza, perché chi è? Ma lo vedete a tutto schermo? Ah, ecco, ok, ecco, ci sono. Allora sì. Eccomi qua. Allora, Open Data, dove trovarli e come usarli? Allora, lo scopo di questa brevissima chiacchierata è quello appunto inquadrare il mondo degli Open Data con, ovviamente, dato l'ambiente che ci ospita, con particolare riferimento agli open data geografici, che vedremo godono di vita propria. Insomma, spesso si dice spatial is spatial, ed è, secondo me, in questo caso è proprio vero. Ci toccherà parlare di un minimo di inquadramento normativo, perché in questi giorni è proprio d'attualità questo argomento dal punto di vista normativo, i metadati e poi un po' di esempi. Allora, innanzitutto diciamo che il quadro degli open data fa riferimento principalmente al codice dell'amministrazione digitale, che prevede esplicitamente l'apertura, lo dico in generale, quindi termini tecnici e legali non sono probabilmente corretti, ma diciamo l'apertura del concetto della pubblica amministrazione come casa di tutti, dei cittadini, quindi amministrazione trasparente e cose del genere, viene introdotto il concetto del riuso sia del software che dei dati, e in particolare i dati per quanto riguarda fare diventare appunto open data, che vedremo che è un po' più di avere dati a disposizione o scaricarli. Per quanto riguarda il software, molto importante, c'è l'articolo 69 che appunto impone impone alla pubblica amministrazione la scelta prioritaria di software libero e con delle analisi sia di mercato che prestazionali, per cui devi adesso giustificare il fatto che usi una soluzione proprietaria anziché una libera, e con addirittura delle linee e delle linee guida parte di Agile. E anche il CAD, appunto, c'è una degli articoli appunto dedicati agli open data.
Allora, per quanto riguarda, dicevo, l'articolo 69 del CAD, si parla appunto di riuso delle soluzioni degli standard aperti, appunto perché l'avere la possibilità di poter riutilizzare del codice sorgente e soprattutto relativa alla documentazione facilita l'interoperabilità sia delle soluzioni che anche ovviamente dei contenuti. Questo perché? Perché se vogliamo poter dialogare con altre amministrazioni, con altre banche dati, con altri mondi, è ovvio che dobbiamo per forza utilizzare dei linguaggi comuni. I linguaggi comuni, quella che viene detto in termini tecnici, è l'interoperabilità, e quindi abbiamo un'interoperabilità semantica, cioè a dire parliamo tutti la stessa lingua. Per me casa vuol dire casa, e cassone edilizio vuol dire cassone edilizio, per utilizzare delle classi dei database topografici, se siete abituati, oppure anche una interoperabilità dei software e delle modalità con le quali i software parlano, per esempio standard di accesso a servizi, per esempio il VMS. Il VMS è uno standard di interoperabilità fra dati geografici, e ci sono delle prescrizioni tecniche su come vengono fatti, pubblicate dall'OGC, dell'Open Source Open Geographical Consortium, che appunto fa sì che l'accesso e la produzione di un VMS, per esempio, sia indipendente dalla piattaforma e quindi anche dal sistema operativo, ecco, e dal software. C'è un pezzo, diciamo, del sito dell'AGID, che si chiama Developers, all'interno della quale piattaforma le pubbliche amministrazioni possono mettere a catalogo le proprie soluzioni software, sia come piattaforme, sia come software vero e proprio, o addirittura come API, ed è stata superata la condivisione del riuso, perché questo sito di fatto è un aggregatore di metadati relativi a progetti software, e che appunto, una volta che uno ne trova uno, viene automaticamente indirizzato nella pagina GitLab, quello che è, del proprietario, e quindi lo può acquisire in ossequio alle varie licenze. Ma comunque non è più obbligatorio chiedere, fatevi dire, il permesso di poter riutilizzarlo. Ad esempio, ci sono già del questo è Non è recentissimo questo screenshot, ma ci sono, vedete, c'è il codice, questo è un plugin fatto da CSI Piemonte per QGIS, per la creazione di cataloghi interni, sia di VMS che di dati vettoriali. C'è questo GeoFleet, che serve per gestire delle flotte, e così via. Allora, parliamo invece di dati. Allora, dati aperti è la traduzione letterale. Cioè il CAD dice esplicitamente che cosa si intende per dato di tipo aperto. Non basta semplicemente avere la possibilità di scaricarmelo da internet, da un sito della pubblica amministrazione, ma devono essere, soddisfatte contemporaneamente queste condizioni. Quindi, affinché un dataset o un servizio, ma parliamo prima di dataset, sia di tipo aperto, e quindi open data, deve essere disponibile secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali. Devono essere accessibili in formato aperto e provvisti dei metadati, e sono resi disponibili gratuitamente. Partiamo dalla prima: la licenza è appunto licenza, viene dal latino licere, quindi ti do il permesso di fare qualcosa. Di fatto, rispetto alla vecchia condizione del copyright, io ti permetto di poter fare delle cose senza più dovermene chiedermi il permesso, per esempio. Quindi l'uso di un dataset di tipo commerciale è stato uno dei motori della Commissione europea, prima, e poi via via di tutti gli stati membri, all'introduzione del paradigma degli open data. Dataset liberi possono essere utilizzati, devono, dovrebbero essere utilizzati dai cittadini, insomma, dalle imprese, per poter generare a loro volta valore aggiunto attraverso business e attività commerciali. Il formato aperto, e torniamo al discorso di prima, l'interoperabilità, è ovvio che se io metto a disposizione
dei dataset in formato proprietario o con una licenza chiusa, è chiaro che non posso sperare di innescare un circuito virtuoso di riuso e di accrescimento di un certo tipo di valore. Quindi il formato aperto è intrinsecamente collegato all'open data. I metadati, vedremo che cosa sono, lo dico già subito, è il bugiardino delle medicine, sta appunto alle medicine come i metadati stanno andati a sé, è un manualetto di istruzioni. Resi disponibili gratuitamente, anche questo è molto importante, già la normativa specifica che devono essere appunto messe a disposizione gratuitamente o al semplice costo marginale. Costo marginale è, per esempio, per chi ha avuto una possibilità o ha avuto interesse, i dati laser del portale cartografico del Ministero nazionale del Ministero dell'Ambiente, del progetto del telerilevamento, ecco, vengono disponibili, resi disponibili gratuitamente perché ti mandano dei DVD, quindi paghi, come dire, il costo del DVD più probabilmente le spese di spedizione. Viene esplicitato in maniera molto chiara, per esempio nella normativa del FOIA, che è l'accesso ai dataset, alle informazioni della pubblica amministrazione non geografiche di open data, ma in generale, che la pubblica amministrazione non può far pagare le ore di lavoro che un funzionario usa per tirar fuori quei dati. Però, di contro, nel caso specifico di dati non pubblicati, non puoi chiedere delle elaborazioni. Quindi, tornando ai nostri dati, io ti posso, se hai a disposizione, per esempio, un dataset a granularità minima, per esempio, per caso dell'Istat, le sezioni di censimento, io non posso chiedere all'Istat, mi fai delle elaborazioni di sopra. Io me lo scarico con tutta questa pappardella di ingredienti e di accorrendo, e quindi poi ne faccio quello che voglio. Allora, vi consiglio di dare un'occhiata a questo sito che fa un articolo su Forum PA di Marina Bassi, che dice che appunto spiega un po' il manifesto di Open Data, che voglio dire, non basta averli, bisogna che siano completi, primari, tempestivi, accessibili, leggibili da computer, non proprietari, tutte cose che, voglio dire, spesso noi utenti finali siamo avidi di dati, li prendiamo così come sono, senza avere così molta contezza di quello che stiamo utilizzando, mentre invece, come dire, il fatto che siano completi e primari, quindi vuol dire che devono essere, per esempio nel caso della primaria, vuol dire che devono essere il più disaggregati possibili, non devono essere a loro volta, se non esplicitamente dichiarati, dei dati derivati, e così via. Insomma, sono tutti aggettivi che, se appunto, se l'amministrazione, io dico amministrazione, lo dico in generale, il produttore, diciamo, tiene conto di questo, la qualità intrinseca del dato è sicuramente accresciuta. Riutilizzabili, cercabili, liberi da licenza, come dire, è un panorama molto più dettagliato, molto più a 360 gradi, di caratteristiche di un dataset o di un servizio che rendono effettivamente interessante e utile quello che noi stiamo cercando e utilizzando. Allora, per quanto riguarda la definizione di open data, è chiaro che è molto indicata soprattutto per i dati della pubblica amministrazione. Allora, è chiaro che una ditta privata produce dei dati e può decidere di rendere disponibile il frutto del proprio lavoro esattamente nella stessa maniera. Diventa ovviamente chiaro che le prescrizioni del CAD, del codice amministrazione digitale, ovviamente per una ditta privata non valgono. Mi viene, per esempio, poi lo vedremo, per esempio, l'open data by default, vedremo che cosa vuol dire. Però diciamo che, in linea di principio, qualunque dataset che sia dotato di una licenza, che abbia dei metadati, che sia in formato interoperabile, libero, è di per sé stesso un dato open.
Ma rispetto ai dati di proprietà della pubblica amministrazione, è evidente che i dati di Open Data non sono tutti. Voglio dire, nel mare magno dei dati pubblici, cioè tutti quelli che vengono prodotti dalle pubbliche amministrazioni, ce ne sono appunto via via sottoinsiemi, dati disponibili, dati accessibili, dati gratuiti, fino ad avere l'ultima intersezione, quindi questo sottoinsieme o dati di tipo aperto, perché, dico una stupidaggine, non avremo mai il dataset, per esempio, dell'anagrafe, è un dato pubblico, è un dato disponibile, ma non è un dato accessibile, né che è un dato di tipo aperto. E quello, come dire, non ci sono salti, non sarà mai giustamente disponibile a tutto il mondo come Open Data, perché ci sono tutta una serie di dati, di divieti dovuti alla privacy e così via. Quindi quello di cui stiamo parlando da un certo punto di vista è infinitamente più piccolo di effettivamente dei dati pubblici disponibili. Così come noi non possiamo considerare Open Data, per esempio, le leggi, i regolamenti, i decreti, insomma tutto l'apparato legislativo che viene pubblicato prodotto dalla pubblica amministrazione, dallo Stato sino all'ultimo ente locale, perché intrinsecamente i documenti prodotti, i documenti di legge sono, come dire, sono open data per definizione, ci mancherebbe solo. Si potrebbe aprire un discorso un po' diverso, per esempio, alle raccomandazioni o alle, per esempio, dell'UNI, come si chiama, l'ente unificatore italiano, ma è un soggetto privato e quindi le specifiche, così come quelle ISO internazionali, sono a parte. Allora, rispetto a quello che abbiamo detto prima, il fatto di avere a disposizione un dataset, se ne può già immediatamente dare una qualità, secondo una modellazione delle 5 stelle, sulla qualità di un servizio, di un dataset, per cui si va dalla prima stella, che è un PDF, che è ovviamente, non so se a voi è mai capitato che vi passino dei PDF scansiti con questo, quindi in formato raster, è ovviamente un dato assolutamente inutile. Sì, è libero, perché ti viene dato con licenza libera, ma da un punto di vista dell'accesso automatico, ovviamente non si può fare, non ci puoi, dovresti farci l'OCR, insomma diventa una cosa complicata. Sino via via ad arrivare ad avere dataset che sono appunto una disaggregazione, la granularità più bassa possibile, sono in formato aperto e quindi leggibili direttamente da una macchina, come si suol dire, e sino ad arrivare ai link in open data, secondo gli standard, Sparkle, RDF, che in Italia mi risulta, per quanto ne so io, che diciamo solo il Ministero, la parte della cultura ha una pubblicazione di dataset in formato link in open data. E per i dati geografici so che c'è il paradigma di link in open data geografico con il linguaggio GeoSparkle, però devo dire che non ne ho mai visto, quindi non so se in Italia c'è il sito. Comunque, quello che noi dobbiamo assolutamente tenere conto è che più un dataset ha questo tipo di classificazione, diciamo, più miglioriamo dal punto di vista della pubblica amministrazione, la trasparenza, la ripetibilità e l'innovazione. Mi viene in mente i dati del Covid pubblicati prima in maniera un po' artigianale, dal Dipartimento di Protezione Civile, e grazie soprattutto all'associazione Ondata, diretta e guidata dal grande Andrea Morruso, è un movimento di civic hacker, come si suol dire, e con un aiuto molto stretto, tutti i dati del Covid sono adesso pubblicati sulla piattaforma, sul progetto GitHub del Dipartimento di Protezione Civile, sono machine readable, tant'è vero che non vorrei dire una stupidaggine, e non la dico infatti, ma è così. Totò, che è qui presente, ha fatto dei progetti di QGIS per automatizzare
che vanno a pescare direttamente senza doverli scaricare i dataset, ma attraverso l'indirizzo LURI, quindi l'indirizzo link permanente di questi data, e poi ha tirato fuori delle magie con gli atlanti di QGIS, eccetera, eccetera. E questo è ovviamente un punto di fatto di cui si fa la pubblica amministrazione, perché appunto trasparenza, ripetibilità e un minimo innovazione. Le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che sono adesso superate, verranno superate proprio nei prossimi giorni, perché sono in consultazione le nuove linee guida, comunque cerca di aiutare e di orientare nel mare magnum delle licenze sia chi pubblica dei dataset in open data, sia chi li deve utilizzare. Il problema delle licenze non è banale, poi per carità è un sistema che aiuta a utilizzare meglio i dataset, ci, come dire, tutela da problemi di, appunto, di legittimità nell'uso di un certo tipo di dati, poi, come dire, come in tutte le cose, poi ognuno è in scienza e coscienza, fa quello che deve fare, voglio dire, senza per questo, come dire, mettere la pistola alla tempia di nessuno. I dati di Google, gli sfondi di Google non possono essere utilizzati secondo i loro termini di riferimento e che noi accettiamo, gli sfondi non possono essere utilizzati per fini commerciali, ciò significa che da un punto di vista legale, teoricamente noi non possiamo fare parlo come professionista, per esempio, delle relazioni, utilizzando quegli sfondi lì su cui io faccio dei ragionamenti, eccetera, eccetera, coi quali io poi mi faccio pagare, perché ho dei dati derivati e per di più non dati derivati e non commerciali, quindi teoricamente me lo metta, ma voglio dire, Google ha questa politica, ci mancherebbe. Stessa cosa, per esempio, per l'Agenzia delle Entrate, che sino a poco tempo fa proibiva l'utilizzo di fatto delle sue VMS e delle foglie particelle, insomma tutti gli elementi vettoriali del catasto, che avevano una licenza MCND e quindi non permetteva di estrarli, di ridisegnarli e né di utilizzarli come sfondo. Quindi questo è molto comodo per chi alla fine vuole avere, anzi non alla fine, all'inizio, un minimo di contenta di quello che sta andando a recuperare. Questa è un'altra modalità di compatibilità fra le varie licenze. Allora, le licenze più utilizzate per i dataset sono al momento le Creative Commons e le ODBL. Esiste anche, faccio vedere qua, eccolo qua, Yodel, che è Italian Open Data License, che è, mio modestissimo parere, non ci si sentiva la necessità di creare una nuova licenza, per di più a valenza italiana. Comunque diciamo che le più utilizzate sono le Creative Commons, in particolare vengono utilizzate, la pubblica amministrazione quasi tutte usano le CC BY, che vuol dire c'è solo l'obbligo della citazione, cioè dire da qualche quando utilizzo e riutilizzo questi dati, guarda che li ho presi dal geoportale di Regione Liguria o Regione Molise. Voglio dire, è un'accortezza che prescrive la licenza, ma vuol dire anche la tutela di chi li utilizza, nel senso che io li ho presi così e quindi, come dire, non mi si può imputare di aver, come dire, di errori, per esempio, nello specifico del dataset. Allora, andiamo avanti perché sennò io mi dilungo per ore. Allora, una cosa fondamentale nel processo che pubblica amministrazione attraverso il CAD ha introdotto è quello dell'open data by default. Significa che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto qualunque documento, dati documento che è pubblicato su un sito addirittura con qualsiasi modalità, ma diciamo per semplificare, pubblicato su un sito della pubblica amministrazione, a meno che non sia aggravato da obblighi di tipo privacy o cose del genere, si intendono open data by default. Cioè significa che, attenzione pubblica amministrazione, tutto quello, il fatto che tu non esplicitamente non indichi che ci sia una licenza, che se vi ricordate era la condizione necessaria affinché un dataset sia definito open data, è che ci sia una licenza. Bene, se tu non mi metti la licenza, io sono autorizzato a riutilizzare quel dato, utilizzando una
una licenza di tipo aperto che per consuetudine e che l'AGID ha indicato come Creative Commons di tipo BY. Quindi se non esplicitato direttamente dentro il sito, o se un dataset viene proposto al download senza licenza, noi lo consideriamo open data by default. Ok? Le novità normative di cui vi stavo dicendo adesso è proprio di questi giorni. È uscita una nuova direttiva open data nella 1024/2019 che si chiama PSI sul Public Sector Information, che prescrive a livello comunitario le modalità, diciamo, i principi del riutilizzo e della diffusione dei dati sia fra pubbliche amministrazioni sia fra pubblica amministrazione e cittadini. L'obbligo di recepimento di questa normativa è avvenuto alla fine del 2021 con il decreto legislativo 200 del 2021, e che prescriveva anche la pubblicazione entro poco tempo delle nuove linee guida. Le nuove linee guida sono al momento vedete qui il link, in presentazione e in consultazione pubblica, quindi sono già state scritte, sono centinaia di pagine scritte da AGID, delle regioni, insomma un po' di soggetti pubblici, e anche ed è aperto adesso alla consultazione pubblica, in modo tale che chiunque possa fare delle osservazioni. È chiaro che si sta andando, lo dico già, verso una ulteriore apertura e, come dire, formalizzazione del paradigma open data. Vi ricordo, non vi interessa, ma è importante dirlo, che nel CAD si dice che le mancate attività di una pubblica amministrazione in tema di open data costituiscono fallimento degli obiettivi della dirigenza adesso preposta, e quindi va ad influire sulla performance dei dirigenti e quindi anche sulla produttività, quindi anche a livello economico. Ecco qua, questo è il sito dal quale potete già cominciare a guardare e scaricare. Vedete che la consultazione pubblica è stata aperta il 19 maggio e chiude il 5 giugno. Allora, un brevissimo profilo sulla differenza fra gli open data geografici e non geografici. Scrivo spatial spatial proprio per questo motivo. Per non spatial intendiamo le tabelle CSV, per esempio, che vengono scaricate e che vengono messe a disposizione, per esempio l'elenco delle farmacie in formato CSV o qualsiasi altro punto o dataset non di tipo esplicitamente geografico. Esplicitamente intendo che non viene diffuso secondo un formato vettoriale o di servizio tipicamente geografico, ma come essenzialmente come tabella. Come tabella poi può avere le colonne delle coordinate x e y, e quindi, come dire, diventa facilmente geografico, ma come struttura dati non. Allora abbiamo che, per quanto riguarda i dataset geografici, abbiamo un profilo di metadati nazionale e internazionale, europeo, quindi del repertorio nazionale dei dati territoriali di Inspire. Per quelli non spatial invece c'è questo profilo che si chiama di Data API Italia, con una anche estensione di tipo geografico. Sulle specifiche di produzione dei dataset, ce ne sono moltissime tematiche. Ho indicato qua le specifiche di contenuto dei database topografici secondo il decreto ministeriale 10 novembre 2011, o le data specification Inspire, che mi dicono fisicamente come devono essere fatti. Non mi risulta che ci siano delle specifiche di pubblicazione di open data relative, per esempio, appunto alle farmacie. Non c'è il numero di campi, quale campo, se ci sono delle relazioni e così via. Per quanto riguarda i formati, appunto, ci sono tutti i formati vettoriali o di, ma molto normati da standard OGC. I formati invece non spaziali, c'è il JSON, ho scritto CSV, poi c'è il JSON e così via. Però diciamo che i formati ovviamente geografici sono molto molto più strutturati. Qual è la relazione fra open data geografici e non geografici? E questo è un paradigma che funziona a livello nazionale e a livello europeo. Vi faccio l'esempio di Regione Piemonte perché lo conosco, ma sono ragionevolmente sicuro che sia così sia a livello delle altre regioni sia a livello nazionale. Allora, esistono due siti, fatemi dire, due cataloghi, diciamo. Uno che riguarda i dati geografici,
che sono contenuti nei geoportali, e poi i dati, gli open data che sono disponibili nei vari siti delle, per esempio io parlo della regione perché sono le regioni, sono quelli un po' più strutturati. E cosa succede? Succede che i due cataloghi vengono, si parlano fra di loro attraverso una condivisione di parole chiave, in modo tale che con un sistema di harvesting i dati, che vuol dire di, come dire, di messa in relazione di cataloghi, il catalogo geografico regionale va a confluire nel catalogo geografico nazionale, e i dati della open data regionale confluiscono nel catalogo degli open data governativi nazionali. Questo avviene in maniera automatica, per cui attraverso il sistema di harvesting per parole chiave, se io lo banalizzo, perdonatemi, se io che non sono un cultore della materia, diciamo, di tipo geografico, vado a cercare dentro un portale di open data dati geografici, per questo sistema di harvesting, quindi di messa in comunione dei cataloghi, li trovo e dico: ah, guarda, stai cercando le strade o la CTR, ok, la trovi anche essendo qua, ma poi vengo rimandato alla sede naturale di un dato geografico, di un metadato geografico che è il suo geoportale. Questo harvesting fra geoportali geografici e non geografici avviene a livello locale, a livello nazionale, ma avviene anche a livello europeo. Per cui i dati geografici del portale cartografico del repertorio nazionale confluiscono nel geoportale europeo Inspire, i dati della dati.gov, quindi i dati aperti alla pubblica amministrazione, confluiscono nel portale europeo dei dati, e c'è questa appunto, ripeto, commistione, relazione fra i cataloghi, che fanno sì che i dati possono essere ricercati, i dati geografici, anche nel portale di tipo non geografico, e rimandati poi alla sua sede naturale. Quello che ho messo in relazione qua assolutamente sono gli accordi, perché mettere in relazione dei cataloghi vuol dire accordarsi, e l'interoperabilità, perché per quanto riguarda i cataloghi geografici c'è uno standard oggi sì che dicono: guarda, che se vuoi mettere a disposizione il tuo catalogo perché sia sfogliato anche dall'esterno con altri strumenti, devi seguire questo tipo o tecnologicamente questo tipo di procedura. Andiamo a vedere adesso un po' di geoportali. Se ci sono domande o interventi, Roberta, interrompimi pure perché non vedo la chat. Mi è arrivata una a una adesso, guarda Stefano. Vai, vai. Allora, di Totò, quindi Totò, apriti pure il microfono, direi. Sì, e dai, dai. Ok. Stefano, ti faccio questa domanda perché mi interessa. Allora, poco fa hai proiettato una slide dove parlavi del CAD e dove ci sono i tre requisiti, che un dato per essere definito aperto deve essere disponibile la licenza, no? È questa qua. Quindi disponibile la licenza, formati aperti, e terzo è la gratuità. Ora la mia domanda è: se non so, un ente distribuisce dei dati DVG, formato DVG, il formato DVG, allora, quando so io, non è un formato aperto, quindi esatto. anche se l'ente dice che il dato è open data, il fatto che sono distribuiti come DVG pregiudica qualcosa? Non è open data, e tu potresti chiedere, ai sensi del CAD, che quel dataset sia convertito in un formato interoperabile, e cioè in XF. Lo puoi fare. Hai un chili di normativa e di pareri, eccetera, eccetera, che ti mettono in quella condizione. Assolutamente. Assolutamente. Poi ti diranno: ma noi li mettiamo in DVG perché la nostra infrastruttura è basata su AutoCAD, e quindi per noi è più comodo così, eccetera, eccetera. Come dire, te la meneranno, ma ci sono tutti gli strumenti per poter chiedere
che il dato sia. Ti faccio un esempio stupidissimo. Il DTM. Il DTM è intrinsecamente un dato GIS, no? Ovviamente. Ma viene anche utilizzato dai professionisti progettisti, diciamo, specie quelli ambientali e territoriali, che non hanno un approccio GIS, ma diciamo, per esempio, chi progetta strade. Ecco, per un bando del PSR, quello dei piani sull'agricoltura, eccetera, ci hanno chiesto dei colleghi la cortesia di trasformare il GeoTIFF che noi pubblichiamo in scala con taglio 50.000, 5x5 metri quadri, in un formato gestibile e leggibile dai software proprietari, va bene, ma comunque dei software di progettazione stradale, che ciucciano dei dixel. Allora, abbiamo fatto una trasformazione OGR to OGR, per cui gli abbiamo dato già il seminato di punti già in formato DXF. Avrei potuto dargli il DVG, io personalmente no, perché non ho una licenza AutoCAD, ma certo che dal punto di vista della pesantezza del dataset gli avrei fatto davvero un favore, perché sapete che il DXF è un formato ASCII, e caspita se pesa, cioè un 50.000 con 5 milioni di punti, non so quante centinaia di mega pesava, se gli avessi dato probabilmente un DVG, il fatto di essere binario e compatto sarebbe stato più comodo, ma io non dico assolutamente, noi ci siamo rifiutati. Comunque, per rispondere compiutamente alla tua domanda, Totò, hai tutto il diritto di chiedere il dataset che tu pubblichi, che loro pubblicano in formato non proprietario, in formato proprietario, che venga pubblicato in un formato di interscambio. Per chi si occupa di BIM, io adesso ne sto cominciando a leggere, più che occuparmi un semestre eccessivo. Il BIM, sapete che è questa nuova modalità di progettazione che territoriale, che si è prima a livello di edificio e adesso sta diventando infra BIM, quindi anche a livello di infrastrutture, che permette appunto una progettazione già 3D, già per oggetti e così via. E, beh, la fa da padrona ovviamente Autodesk con il suo Revit, eccetera, eccetera, ma si sta anche Esri ha fatto una joint venture, un accordo con Autodesk, perché, come dire, è un'esplosione a livello di progettazione appunto di edificio di un approccio GIS, perché è stata di avere, scusate se banalizzo perché io si occupa già di BIM, ma di geometrie e attributi, quindi insomma il paradigma è quello. Che cosa succede? Succede che c'è bisogno di formati di interoperabilità, perché al momento il mercato è dominato da Autodesk, ma cominciano a uscire delle esigenze di avere dei formati di interscambio. E leggevo da qualche parte che uno dei formati di interscambio di cui si sta cominciando a parlare è, guarda caso, Postgres. E quindi, come dire, dare tutti gli elementi progettuali con Postgres, DB Postgres, con estensione Postgres ovviamente per la parte geometrica, in modo tale che poi, rimportato anche in un software proprietario, si possa poi ricostruire tutto qua. Quindi, affinché sia aperto e open, dare il DVG viene meno la interoperabilità. Vi faccio solo l'ultimo esempio, che cito sempre. La Regione Piemonte ha una legge, si chiama legge regionale 24 del non mi ricordo quando, che è una sorta di aiuti economici per quanto riguarda gli strumenti ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, per quanto riguarda le operazioni che riguardano l'urbanistica e le cose territoriali. Allora, un anno si è deciso, la Giunta sceglie su quale argomento dare questo finanziamento. Un anno era l'adeguamento e gli studi di microzonazione sismica. Il Piemonte è blandamente sismico, ci sono comunque delle zone 3S, quindi la microzonazione è prevista. Che cosa succede? Succede che l'unico strumento, questa norma qua è normata a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile e del Dipartimento dello Sismico, e avevano messo a disposizione un tool per la creazione delle tavole e dei dataset relativi alla decorazione sismica, appunto. Tutto in formato MDB Esri, perché chi aveva commissionato per conto del Dipartimento lavorava in quell'ambiente. Beh, cosa succedeva? Succedeva che
il finanziamento che la Regione Piemonte concedeva ai comuni per questo tipo di attività bastava a malapena forse comprare una licenza di ARGIS, e peraltro c'era il problema che la pubblica amministrazione non può vincolare un'altra pubblica amministrazione o chiunque ad usare un tipo di software, perché viene meno il concetto della concorrenzialità. E per questo motivo, forse qualcuno di voi lo conosce, che ARPA Piemonte ha mutuato le stesse specifiche, e ha creato lo stesso tool basato su QGIS. In questa maniera i professionisti potevano utilizzare o la cosa proprietaria messa a disposizione dal Dipartimento, oppure quella di ARPA Piemonte in formato aperto. Grazie Stefano, chiarissimo. Grazie C'è Giuseppe a te. Allora, che ha alzato la mano. sì, io scusate, non vedo la cosa perché, aspetta, magari me lo metto qui. Eccomi qua. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao Stefano, buongiorno, grazie per tutte le Ciao. spiegazioni. Dimmi La tutto. domanda è questa qui. In realtà questa cosa del DVG si ribalterebbe anche in parte sullo Shape, che comunque resta un formato semiaperto, più o meno, diciamo, di proprietà ESRI, seppur in qualche maniera maneggiabile da tutti, e si ribalterebbe sul formato doc, docs o qualsiasi altra cosa di Windows, ragionevolmente. Allora, per quanto riguarda lo shape file, ormai è uno standard di fatto, esattamente come il PDF. Il PDF l'ha creato Adobe, ma ci sono tutte, cioè il fatto che ci siano le librerie per poterlo creare significa che io ho il permesso, non so, fammi dire permesso, non so usare un termine diverso, ma fammi capire che sono le 9 del mattino e ci capiamo, per poterlo fare. È uno standard di fatto ed è considerato aperto a tutti gli effetti. Tant'è vero che, per esempio, visto che qui siamo dell'ambiente, conoscete sicuramente il formato ECW, che è un formato di compressione strafigo di Erdas, dei raster, che ha le piramidi interne, per cui hai la possibilità di fare delle compressioni spaventose, senza scalabili, senza perdere tutto sommato granché, ma è una libreria proprietaria. Se installate QGIS sia per Windows, sia nella versione G4W, sia in formato standalone, a un certo punto compare un disclaimer dicendo: guarda che stai installando una libreria non proprietaria, una libreria proprietaria. Le GDAL hanno il driver dell'ECW, ma se vai a vedere ti permettono solo di leggerlo, ma di non scrivere. Quindi, a tutti gli effetti, l'ECW non è un formato libero. Tanto è vero che poi sì, c'è una serie di cose. Per quanto riguarda quindi il DocX, io non sono espertissimo, ma avevo fatto un corso con gli amici di LibreOffice Italia, avevo fatto un seminario, e ci dicevano che quel formato DocX, che è un formato riconosciuto anche in uno dei decreti legislativi relativi all'apertura dei dati, eccetera, eccetera, è riconosciuto come un formato aperto, perché è stato inserito come formato, credo formato ISO, non vorrei dirvi una stupidaggine. Di fatto, però, lui, insomma, il docente che ce lo spiegava, non è interoperabile al 100%. Voglio dire, immagino che voi abbiate aperto. A me succede spessissimo, aprire dei docx in particolare, e se hai un minimo di allestimenti di formattazione, lo apri con LibreOffice, te lo perdi alla grande. È comunque un formato aperto dal punto di vista, non interoperabile al 100%, questo sì. Grazie mille, Enzo. Te, figurati. Allora, vogliamo vedere. Allora, scusate se vi ho fatto tutto questo pippone iniziale, perché mi faceva piacere che passasse il messaggio del: ok, adesso andiamo nei siti e scarichiamo la roba. Però vuol dire come ci sia dietro uno sforzo della pubblica amministrazione nel strutturare queste azioni e questi balzi in avanti o laterali delle singole pubbliche amministrazioni nei confronti di chi deve utilizzare questi dati.
anche se, come dire, ben venga e ci mancherebbe, la molla è la concorrenza, eccetera, eccetera, però dare, come dire, delle regole che non sono ancora applicate da tutti, perché voglio dire, lo sapete meglio di me che non, questo tipo, il CAD non è conosciuto da tutti, eccetera, eccetera, però, come dire, la sistematizzazione di tutta la materia, secondo me, è molto importante. Allora, parto dalla classica definizione di GIS, che è appunto l'insieme di hardware, software, data, metodi e persone che trattano dati e informazioni di tipo spaziale. Ormai non si parla più di GIS, questa è vecchia, ma viene sostituita ovviamente dalla infrastruttura di dati territoriali o spatial data infrastructure. Però quello che secondo me è molto importante e che vi ho messo a disposizione per questo è che appunto adesso noi ci stiamo occupando di fatto teoricamente di dati, ma di fatto no, perché vedremo che persone e metodi, che vuol dire accordi e specifiche, fanno sì che gli open data possano godere di vita propria, perché se io non ho delle persone che si accordano, adesso vi faccio vedere come, due amministrazioni che decidono di condividere dei cataloghi, e beh, allora l'interoperabilità non avviene. Se io non mi metto d'accordo sul fatto che questi accordi, scusate per il gioco di parole, possono essere posti in essere solo se abbiamo delle linee comuni su cui creare il nostro servizio, e allora tutto questo salta. Quindi va benissimo la vecchia definizione di GIS, quindi inteso come mondo, ma attenzione, questo si riferiva di un'organizzazione. Se vogliamo invece che sia aperta e quindi fa diventare una rete, bisogna che questa componente qua di metodi e data sia assolutamente condivisa. I dati, voglio dire, uno se lo può anche fare come diavolo vuole, ma nel momento in cui io li condivido, e torniamo al discorso dell'interoperabilità, bisogna che ci si metta d'accordo. Vi faccio un esempio stupido. Le data specification di Inspire dicono come devono essere fatti i dati. Ma attenzione, non è che io da domani i limiti amministrativi li faccio secondo le data specification di Inspire. Dice che nel momento in cui io conferisco prima all'endpoint nazionale, quindi il Ministero dell'Ambiente, e poi al mondo Inspire, diciamo alla Commissione, non posso dargli i miei dataset fatti con le mie specifiche, perché non si parlano né dal punto di vista semantico con quelle strane, né dal punto di vista geometrico. Dal punto di vista geometrico la si fa in fretta: dove muore la strada al confine, prendo la strada dell'altro, scusate se banalizzo, prendo gli archi e trovo un punto comune su cui attestarci. Ma il problema è poi la semantica e la tassonomia. Ecco perché finché io gioco in casa, mi tengo tutto in casa, a me l'Inspire tutto sommato non me ne frega niente, metto tutto un sistema proprietario interno, non ci sono problemi, ma nel momento in cui mi affaccio con l'esterno devo per forza appunto mettere in campo queste iniziative. Quindi che cosa è, di cosa stiamo parlando? Questa è riferita alla regione Piemonte, ma vale per tutto. Quindi abbiamo a sinistra qualcuno che produce dei dati di qualunque tipo, vedete un bidone, che vuol dire appunto nella iconografia informatica dei database. Poi abbiamo qualcuno dall'altra parte. E quindi come fa ad avere accesso a queste informazioni? Beh, il metodo, lo strumento sono i metadati, e quindi io come utilizzatore, ma lo dico come utilizzatore non solo esterno, anche interno, io utilizzo il geoportale per trovare i dati dei miei colleghi, vado alla scoperta dei dati attraverso i metadati, e quindi, come vedete, la pubblica amministrazione pubblica un catalogo di metadati, pubblica i dati, e quello che c'è in mezzo, torniamo al discorso di prima, accordi, tecnologie e policies, in questo senso, per far sì che i dati siano accessibili attraverso, quindi abbiamo detto, le tecnologie, sono le specifiche, gli accordi, vediamo che cosa vuol dire, e le politiche, come dire, sì. La regione Piemonte ha deciso di pubblicare il più possibile in open data. Ok? Questo è molto importante, perché quello che c'è dentro, è vero che per noi utenti finali, e io sono uno di quelli, è abbastanza trasparente e soprattutto, come dire, anche molto tecnologico da un certo punto di vista. GTR, che produce questi servizi, sa di cosa sta parlando,
ma alla fine dico, che cosa succede? Succede che alla fine del lavoro ci sarà una modalità di accesso ai cataloghi, una ricerca e poi una funzione, che può essere un download o una qua attraverso dei servizi. Tutti i geoportali del mondo, affinché siano chiamati geoportali, devono permettere di servizi di discovery, ricerca, visualizzazione e download. Io lo metterei un po' più blando, ma come dire, download o fruizione, diciamo. Ok? C'è anche un altro servizio, che è quello delle trasformazioni di coordinate, che in Piemonte non c'è bisogno, quindi non l'abbiamo messo direttamente, c'è il servizio GNSS della rete, ma il portale cartografico nazionale ce l'ha, il geoportale della Lombardia ce l'ha, perché, non so perché, comunque voglio dire, c'è anche... Quindi attenzione, quando io vado nel comune www.sassari.it e vado a vedermi il WebGIS del piano regolatore, quello non è un geoportale, è semplicemente una modalità di fruizione di dati, in genere in maniera a senso unico, non ci posso interagire in nessuna maniera. Quindi tutti i geoportali sono fatti nella stessa maniera. Infatti, questo è il geoportale, per esempio, della Lombardia, e a parte la grafica, che può piacere o non piacere, ma vedete che troviamo tutto, troviamo la ricerca, troviamo lo scarico e troviamo la fruizione. E le trasformazioni di coordinate. Poi, visto che siamo in un portale geografico, ovviamente loro aggiungono l'accesso a SIGMAT, il DB topografico, eccetera, eccetera. Guardiamo quello del Veneto, vedete, ricerca, visualizzazione, download e trasformazione di coordinate. Questo dell'Umbria, per esempio, è un pelino più, per come sono fatto io, qui c'è ovviamente la sensibilità dell'utente, ma di fatto fa la stessa cosa, perché questo geoportale, vedete, mi permette di accedere al repertorio, scaricare e fruire dei servizi. Ok? Quindi la cosa fondamentale è che io mi approccio ad un geoportale sapendo che sto andando non a prendermi i dati, ma a frugare dentro i cataloghi. Allora, la cosa dei cataloghi è molto importante. Cioè, immaginiamo appunto, io quando ero studente e frequentavo il Politecnico, e quando avevo bisogno di un libro andavo nella biblioteca centrale, c'era un terminale ancora con i fosfori verdi lampeggianti e mi permetteva di cercare dei libri. Ok? Io quindi non andavo direttamente nello scaffale e me lo prendevo, ma andavo nel catalogo e dico: sto cercando un libro di analisi, 18 settimane di analisi di Scarafiotti. Andavo a vedere, mi diceva sì, c'è, non c'è, c'è l'edizione del 2010, c'è l'edizione dell'86 e cose del genere. Ok? Quindi c'è un profilo di classificazione, immagino, bibliografico, standard, quindi sapevo dove era. Dopodiché io potevo scegliere se fare o non fare. Il passo successivo, e torniamo al discorso della interoperabilità e degli accordi, è che all'interno di del mio stesso terminale, io, cercando quel libro, accedevo in maniera trasparente anche al catalogo delle biblioteche di dipartimento. Quindi mi diceva che quel libro lì non solo era nella biblioteca centrale, ma anche quello del dipartimento. Quindi che cosa succedeva? Già ormai 30 e fischi anni fa, che i cataloghi erano interoperabili. Quindi io, con un'unica ricerca, cercavo contemporaneamente nel catalogo della biblioteca centrale e nel catalogo del dipartimento. Ok, questo esempio serve per introdurre il profilo standard nazionale dei metadati, che sono appunto un sistema di regole, di contenuto e di formalizzazione di come devono essere fatti i metadati. Quindi viene spontaneo dire che se la regione Piemonte usa il profilo standard nazionale e la città di Torino usa il profilo standard nazionale, beh, allora, visto che i contenuti sono uguali, la forma, le specifiche di contenuto sono uguali, beh, allora ci mettiamo d'accordo. E quando tu vieni nel mio geoportale, contemporaneamente fai una ricerca anche nel portale del comune di Torino e della città metropolitana. Poi, una volta trovati, vai a casa sua. Ma la forza delle specifiche e dell'interoperabilità è proprio questa. Quindi il profilo standard nazionale è stato istituito nel 2011, grazie, scusate, vi cito sempre, perché Gabriele Ciasullo, che ora è andato in pensione, Antonio Rotundo, che appunto sono due validissimi colleghi e amici di AGID,
fanno veramente un lavoro di coordinamento su questa parte qua veramente encomiabile. Scusate se faccio la citazione e la dedica, ma se lo merita. Allora, che cosa sono i metadati? Vado velocissimamente. I metadati mi hanno detto che sono il bugiardino, quindi il libretto di istruzioni. Che cosa mi deve portare? Cosa deve contenere i metadati? Ci sono delle sezioni, queste le ho compresse. Alcuni campi sono obbligatori, altri no, secondo la specifica. E quindi mi deve permettere di individuare di che cosa stiamo parlando. Se ci sono dei vincoli relativi all'accesso all'uso, per esempio, ti dico che la licenza è di un certo tipo, ti dico che solo che esiste, ma per poterne fruire mi devi telefonare. A quale località? La località geografica è a livello nazionale, regionale, solo di una città, per esempio? La qualità e la validità è fondamentale. La qualità mi dice, per esempio, guarda che sono stato la dataset delle frane è al 100.000 e quindi la qualità vuol dire che la scala di utilizzo, visto che la scala acquisizione è quella del 100.000, occhio che non puoi pensare di utilizzarlo per un progetto esecutivo di un piano particolareggiato. Si chiama urbanistico, perché ovviamente da 100.000 a 2.000 forse le cose non funzionano. La validità è fondamentale. Quel dataset è ancora valido. Prendiamo il dataset classico che scade, il dataset dei censimenti. Beh, mi sembra chiaro che la validità di quei dati, salvo aggiornamenti intermedi, dura 10 anni. Quindi il dataset di censimento del 2001 ha validità sino al 2011, cioè sino a quando è intervenuto quello successivo. Il sistema di riferimento è strafondamentale con quel pasticcio di sistemi di riferimento che abbiamo in Italia ancora, e quindi è fondamentale sapere in quale sistema di riferimento è stato prodotto. La distribuzione dei dati, che vuol dire qual è la modalità di accesso? Un dataset in scarico, un servizio VFS, un servizio VCS e cose del genere. Gestione dei dati, questo è fondamentale perché mi dice a chi rivolgermi. Chi è il tutore, chi è il titolare? Vi faccio un esempio che trovate nel geoportale regionale di Piemonte, i dati relativi ai suoli. Allora, i dati relativi ai suoli vengono pagati, quindi, come dire, commissionati dalla Regione Piemonte e dalla Direzione Agricoltura, quindi il proprietario è loro. Ma dal punto di vista tecnico-scientifico vengono prodotti da IPLA, che è un'agenzia in-house che si occupa appunto di foreste, terreni, pedologie e cose del genere. E vengono diffusi, diciamo, quindi esposti, come si dice in gergo, dal CSI Piemonte. Quindi è chiaro che se io utente voglio avere delle informazioni, per esempio sul riuso, dico una stupidaggine, una cosa qualunque, beh, è chiaro che telefono al CSI, telefono alla direzione dell'agricoltura, dico, ho visto questi dati, li vorrei utilizzare per questo, questo e quest'altro. Che cosa mi dici? Oppure se ho dei dubbi sulla qualità o su come sono stati generati, e quindi una modalità di tipo tecnico, e beh, chiamo l'IPLA. Se invece il servizio è giù, oppure vedo delle incongruenze di tipo di allestimento, cose del genere, telefono CSI. Allora, questo serve, io lo dico sempre ai miei colleghi e di ordine, che spendere 5 minuti in più, un quarto d'ora in più nella creazione di metadati, ti evita una rottura di balle successiva di canalire, perché ti eviti un sacco di telefonate di utenti imbufaliti che vogliono capire ma qual è il sistema di riferimento e cose del genere. Quindi questo apparato di istruzioni rende poi l'utilizzo del dataset, secondo me, molto più tranquillo. Questo è, poi lo vediamo anche dal vivo, ma comunque io entro nel catalogo, ho scelto qua, vedete, consumo di suolo e vedo che ci sono due metadati relativi al consumo di suolo. Ho scelto questo perché mi permette di farvi vedere che vedete che ci sono due simboli, uno della provincia di Torino, città metropolitana, l'altro di Regione Piemonte, e questo è per il discorso della fruizione, scusate, della messa in condivisione dei due cataloghi attraverso il protocollo CSV doppio, che mi permette di frugare, lo dico frugare in senso ironico, quindi di consultare i due cataloghi, ok? Quindi mi interessa questo, vedete, posso già fare qui immediatamente il download, qui mi permette già di aprire già una finestra di visualizzatore. Per vederlo, oppure entro direttamente dentro il metadato e lo guardo. Aperto il metadato, vedete qua che scaricare i collegamenti, questo dataset viene esposto con un link di un URL di caricamento,
e quindi vedete il request get capability del VMS, oppure non scarico direttamente in versione zip da importarmi in local. Ok? Offerto da, era quello che vi volevo far vedere prima, i cataloghi federati, per esempio per la regione Piemonte e il geoportale, quindi nostro, piemontese, il catalogo del Comune di Torino e il catalogo della città metropolitana. A breve ci sarà anche quello di Arpa Piemonte, perché loro utilizzano invece una tecnologia diversa, qui è basata su GeoNetwork, vedete qua che è un progetto di software libero, che la Regione Piemonte utilizza, invece Arpa Piemonte utilizza il formato, la piattaforma Geoportal di Esri, che è una piattaforma libera, dicono, dubbi che lo sia, ed era, hanno dovuto aggiornarla ancora un po' in ritardo, perché l'adeguamento delle due piattaforme alle nuove specifiche RNDT del profilo di metadati ha avuto tempi diversi, quindi adesso siamo pronti per poterci nuovamente federare. Vedete, quello dell'ARPA Piemonte è esattamente nella stessa maniera, permette di entrare nel catalogo, nei vari temi. Puoi avere già, fare una ricerca già direttamente anche a livello geografico. Stessa cosa il portale di ISPRA. Vedete che anche questo è basato su GeoNetwork, si riconosce dalla adesso sono passati a ESRI, quindi un po' vecchia questa, credo che abbia 6 mesi questo pre-screen, mi chiedo scusa, adesso sono passati a Geoportal anche loro. Comunque, vedete, servizi UGC, quindi servizi di fruizione, le ricerche tematiche e soprattutto sfogliare il catalogo. Il repertorio nazionale, adesso vorremmo fare una ricerca vera su questo, è quello che vi dicevo. Allora, esiste un obbligo che è dettato dal CAD, che dice che tutti i metadati prodotti dalla pubblica amministrazione devono essere conferiti all'AGI. In che maniera? Sino a qualche anno fa si mandava un bel XML e lo potevano caricare. Adesso invece con l'adozione, come vi ho detto, del catalogo del formato CSV doppio, come si dice in gergo, il repertorio nazionale arvesta, credo una volta alla settimana o a chiamata, i cataloghi degli altri. Quindi significa che se io adesso volessi cercare, quindi qui dentro trovo i metadati miei e di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Quindi se io adesso, e ve lo faccio vedere, volessi cercare le frane, per esempio, e mettessi come area geografica il Piemonte, troverei non solo il dataset delle frane prodotto da me, ma a quel punto non ci fa caso, ma prodotto per esempio da ISPRA, che ha sede a Roma e che per il progetto di inventario dei fenomeni franosi, dal punto di vista spaziale e tematico, ha lavorato sulle frane e me lo trovo qua. Ecco perché la maggior parte dei post che derivano, che vengono pubblicati o su Facebook o sui vari canali di Telegram, io insisto su questo. Cioè, se tu stai cercando le frane di Regione Piemonte, è ovvio che vai direttamente nel geoportale di Regione Piemonte, ma se tu non sai niente, vuoi essere sicuro di non perderti niente, ma vai nel geoportale nazionale, che è questo, Repertorio Nazionale dei Diritti Regionali, perché con la parola chiave e mettendo un vincolo non sull'ente produttore, ma sull'area geografica, trovi magari degli studi del CNR o cose del genere. Quindi la federazione dei cataloghi, anche in questo caso, diventa una cosa veramente portentosa. Come vi ho detto prima nella slide, qualche un po' di slide fa, questa harvesting poi si propaga a livello europeo, per cui il geoportale Inspire, il catalogo Inspire, federa e quindi harvesta i nostri, una volta all'anno, i metadati di RNDT, e quindi automaticamente si porta presso i metadati locali. Ok? Ecco qui, vedete, l'ho scritto qua, frane, ricerca come regione Piemonte, e ottengo una serie di cose. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il geoportale Inspire, che, ripeto, a maggior ragione quello Inspire si comporta nella stessa maniera, e anche il portale cartografico nazionale, che è un po' ibrido, nel senso che i metadati, insomma, non è. A me non piace, ma non sono così, insomma, tende
tende a far passare immediatamente alla fruizione del servizio senza far passare dei metadati. Infatti, lo dico così, ma semplicemente come nota di costume, per esempio le ortofoto AGEA che loro espongono, quelle del 2012, siccome il metadato non è particolarmente evidente, nel catalogo, nel JOSM, che è l'editor di OpenStreetMap, vengono chiamate ortofoto PCN. Non sono le ortofoto per tutta la cartografia nazionale, sono le ortofoto di AGEA che con un accordo ha dato mandato, diciamo, al portale cartografico nazionale di esporli, ma il proprietario continua a essere AGEA e appunto nei metadati il titolare è AGEA e invece chi espone il servizio è il portale cartografico. Anche in questo caso, vedete, il geoportale usano ormai anche loro ESRI, come vi dicevo, permette di fare questa ricerca solo su un paio di cataloghi. Come vedete, hai la possibilità di vedere tutto quello che è disponibile e così via. Vi ho parlato molto di questa interoperabilità fra i cataloghi, che è fondamentale. Quindi c'è un servizio delle specifiche, vedete, fatte dall'OGC, citato da qualche parte ma non lo vedo, qua forse non era qua, e quindi dice proprio come è fatto. Questo significa che questo indirizzo internet può essere preso e messo dentro o un catalogo di metadati, ma vedremo anche da QGIS stesso, per poter avere a disposizione il catalogo di, in questo caso, di Regione Sardegna e poter fare la ricerca di metadati e quindi di dati e servizi direttamente da QGIS, per esempio. Qui è quello che vi dicevo prima, i metadati sono federati e quindi c'è questo passaggio. Vedete, come vi ho detto, l'obbligo di conferire i metadati ad AGID e quindi avviene attraverso quello, come vi ho detto, questo harvesting basato sul protocollo CSV. Ecco qua, vi ho riportato tutti i cataloghi, i geoportali ce li hanno, i cataloghi che sono proprio degli indirizzi internet, tutti gli effetti, e devono essere presi e utilizzati. Se io sono un gestore di un geoportale, chiedo telefono alla regione Sicilia, dico Sicilia, così gli dici federiamo i cataloghi, loro mi dicono sì, prendo questo indirizzo qua, io lo faccio facile perché non sono uno sviluppatore, quindi probabilmente è un casino, ma non ve lo so dire, non credo, per carità, però quello che conta è il metodo. Accordo, condivisione di intenti, condivisione del catalogo e implementazione uno nel catalogo dell'altro appunto dell'indirizzo. È possibile inserire il catalogo anche dentro il plugin MetaSearch, che non è efficientissimo, però devo dire che funziona. Che semplicemente è un plugin che permette di inserire, vedete che su questi sono già quelli già inseriti, i cataloghi CSV questi sono già quelli nazionali inseriti, quindi abbiamo sia quello del PCN, sia quello di RMDT, io ho inserito a mano quello di Regione Sardegna e così via, perché ti permette di fare, rispetto alla tua estensione della mappa, alla tua visualizzazione, quello che tu hai. Quindi, scusate, il catalogo, che tu scegli il catalogo e dici, ma c'è della roba qua dentro, in questo extend? Quindi inserendo, scusate la mia... Il mio passato a servizio geologico mi porta sempre a utilizzare questo tipo di temi. Vedete che io ho provato qua che scrivendo frane in questo extent ho trovato tutti questi metadati, vedete, di Regione Piemonte, di ARPA Piemonte, perché ho usato forse quello di ARPA Piemonte, e automaticamente questo è il bounding box e queste cose qui io clicco e per esempio quindi mi crea un'istanza temporanea gestore del caricamento dei dati esterni nella categoria WMS. E quindi in questo caso io mi porto senza dover andare a cercare il metadato, copiare l'indirizzo e li posso già portare dentro. Non è efficientissimo, spesso io un po' che non lo uso, ma spero che sia stato migliorato, ma è una delle mie cruci, quello di investirci dei soldi per farlo, per migliorarlo.
Purtroppo non molti lo usano, non so perché, no, semplicemente perché non lo conoscono o perché non è efficiente, ma vi assicuro che vi fa. Vedete, aggiungi UMS, UMTS, vi fa risparmiare un sacco di tempo e a questo punto io me lo trovo qua, vedete, adesso qui nella gestione dei dati esterni, vedete che mi crea un'istanza temporanea del VMS delle file e quindi con le capabilities mi carica tutti i tempi. Compilare i metadati, questa è una cosa fondamentale perché se io sono un professionista e sto lavorando per una pubblica amministrazione, io pubblica amministrazione vorrei non solo il dataset come consegna, ma mi piacerebbe anche avere i metadati perché poi alla fine me li devo compilare io. Allora, il repertorio nazionale dei dati territoriali sta mettendo appunto anche un compilatore di dati anche per i privati. In modo tale che io lo compilo online, lo valida. Attenzione, la cosa non è tanto creare, ma che ci sia una validazione sia di contenuto che di forma rispetto alle specifiche RDT e anche alle specifiche Inspire, in modo tale che poi io mi scarico poi l'XML e come consegnano il dataset e anche l'XML. Attualmente la regione del Veneto mette a disposizione nel proprio geoportale anche un compilatore. Purtroppo è fermo alla versione del 2020 del profilo, è già un gran bel aiuto. Questi sono altri di fatto, insomma, dataset, geoportali, questi tematici da un certo punto di vista. Questo è il punto di accesso dei servizi di Copernicus di Emerging Mapping. Vi faccio vedere questo e poi un esempio di open data geografico derivata. Allora, qui avevamo necessità di dare una spazializzazione diversa ai dati di osservazione del mercato immobiliare. Non so se sapete cosa sia, è un servizio anche spaziale dell'Agenzia delle Entrate che in funzione di alcune suddivisioni, ti dice il valore minimo e massimo della compravendita e dell'affitto di edifici. Ovviamente, quindi quello che a noi serviva è dare, perché serviva per l'analisi di rischio, quindi serviva dare un valore agli elementi esposti, ci serviva non a livello di area ma di singolo edificio. Quindi che cosa sono stati presi? Sono stati presi il dataset dell'ONU, il dataset dell'Istat residente, della popolazione residente e la classe del database topografico. Però prima di poter operare e quindi fare dei dati derivati, fare un mashup, come si dice in gergo, anche di questi dataset, la prima cosa che abbiamo fatto è la licenza ce lo permette? Ebbene, l'ONU, eccolo qua. Nel sito dell'OMI, qui c'è, spero che sia ancora giusta la cosa, cioè si possono scaricare e non è dichiarata esplicitamente la licenza. E quindi, per quello che vi ho detto prima, il CAD mi protegge, quindi per me è un Open By Default, quindi CC BY 4. Istat esplicitamente CC BY e BD3. Quindi a questo punto, tutto quello che io posso fare, e l'ho fatto, mi viene permesso. Quindi io ho derivato un dataset nuovo, che ha come primitive geometriche i poligoni corrispondenti agli edifici e come attributo i valori derivati. Ok? Quindi un dataset nuovo derivato e a questo punto viene anche metadatato come dataset nuovo. Open Geodafica inconsapevoli, queste è carine, 1 million to tweet map, ti fa vedere. Scrivendo delle parole chiavi, quali sono i tweet, dove vengono pubblicati i tweet. So che ci sono delle api di Twitter che ti permette di scaricare degli ultimi, non so se degli ultimi giorni, delle ultime ore, l'ubicazione di questi tweet, che ti può fare delle mappe, come in questo caso, di fatto lo fai in maniera dinamica. Strava, e anche in questo caso è un Open data inconsapevoli, perché visto che vengono pubblicati, credo che chi si è iscritto al servizio, scusate, di percorsi che vengono caricati dagli utenti. Si possono anche scaricare le tracce GPX, ma non ne sono sicuro perché non lo uso.
Gli open data geografici comunitari per definizione, open per me, che è un database mondiale di mappatura collaborativa, con una licenza particolare, ma diciamo comunque dotata a suo modo di licenza. Qui, vabbè, semplicemente fa vedere come, da quando è stato creato ad oggi, in alcune zone. C'è qui, molto bello, dategli un'occhiata. Puoi scegliere il confronto di tutte le zone del mondo come mappato secondo OpenStreetMap, o qui per esempio come mappato here. La possibilità di OpenStreetMap ti dà di riutilizzo, per esempio, o di riutilizzo del dataset, per esempio, secondo i classici vecchi, ma spero che qualcuno vecchio come me ci sia, le vecchie tutto città, quindi il classico vecchio stradario di tutto città, questo è di Torralba, che l'abbiamo fatto come dimostrazione per Giuliano Ogeve qualche tempo fa. Quindi ti permette proprio di prendere già il database e di strutturarlo in questa maniera. Da ultimo è Mapillary, immagino, è l'open street view, lo street view libero, anche se adesso sono è stato acquisito, credo, da Facebook, non vorrei dire una stupidaggine, ma comunque è stato acquisito. Quindi, insomma, le politiche adesso non sono più tanto come prima. E di fatto puoi sceglierti vedete qua, dei percorsi, in automatico lui maschera sia le targhe, sia la sua cosa delle privacy, la privacy, e hai la possibilità di, appunto, di vedere tutte queste cose qua. Questo è quello di Maddalena. Quindi se funziona, ieri funzionava. Eccoci qua, vedete, c'è un utente che ha cominciato a Caprera. Se funziona. Ieri funzionava in automatico, cioè era un filmino. Comunque, vedete, mi fa vedere la traccia. La traccia è la fotografia collegata. Capisco perché non funziona. Ieri ho provato a casa e funzionava. Mi chiedo scusa, non so per quale motivo. Boh, non lo so, forse sono sotto proxy qui in ufficio e quindi mi fa casino. Comunque, l'idea è appunto è proprio questa. Quindi posso cliccare sulla traccia e vedere dove sono. Mi sembra, allora, io avrei finito la presentazione. Sono sicuro, minchia, sono 10:30. Scusate, sono andato non fuori, fuorissimo. Nessun Mi chiedo problema, scusa, Stefano, anche mi chiedo scusa, l'argomento è più non era mia che intenzione, più che il interessante. jawbreaker diventava. Allora, vi vorrei far vedere anche una cosa che ho scoperto in questi giorni per un lavoro che stiamo facendo con dei colleghi. È l'Atlante, non so se lo conoscete, l'Atlante statistico dei comuni. È di una potenza inaudita perché ti permette di consultare tutte queste banche dati dell'Istat e quindi, per esempio, vi faccio vedere queste perché sono quelli che ho utilizzato. Quindi le unità locali e gli addetti. Vedete, secondo questi 3 anni, secondo anche il tipo di a che livello, e poi vi fa vedere anche le classi della cartografia, nel senso che fa vedere qua un cartogramma allestito. Quindi lui genera automaticamente qua un cartogramma, questi sono i risultati, e mi posso poi, purtroppo non si può scaricare lo shapefile, quindi dice scarica shapefile, ma non me lo fa fare, cioè se faccio esporta cartografia o il PDF o lo shapefile, invece mi rimanda alle classiche cose dell'Istat. Quindi io mi posso però scaricare, esportarmi la tabella in CSV, e poi con un join, vedete, avendo il codice Istat, me li posso poi portare in QGIS. È veramente 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 utile su tutta questa serie di tabelle e del database da ballare, per l'appunto, della vista, che secondo me è molto utile. Ecco, uno si scarica lo zip, eccetera, eccetera. Sono Grazie a mille, vostra Stefano. disposizione. Io spero di non avervi
di non avervi annoiato o di non essere entrato così, insomma, di non aver soddisfatto le vostre curiosità. Ditemi tutto. Allora, al momento in chat non Siamo in vedo pochi, domande. parliamo. Se qualcuno vuole appunto chiedere qualcosa a Stefano o magari semplicemente cioè, insomma, presentare un po' la propria esperienza, ovviamente apritevi pure i microfoni. Non so, se potete vedere Metasearch, come volete, io sono qua a vostra disposizione. Una cosa, mi rifaccio solo un secondo a quello che ha detto C'è prima. Rocco che ha alzato la mano. Ma è Rocco mio? Vedo. Ma sicuramente è Rocco tuo. Non abbiate timore di contattare gli uffici. Ah, è Rocco mio. Ciao, Rocco. Sì, ciao, buongiorno. Cediti un minuto a far rivedere MetaSearch. Non ho sentito. Se puoi dedicare un minuto per MetaSearch. Sì? Allora, condivido lo schermo, schermo intero, Grazie. condivido. Dovere, anzi, piacere. Ok, ho già aperto QGIS. Allora, apro, queste sono il dataset degli ambiti amministrativi di Regione Piemonte. Vogliamo usare Metasearch. Allora, dovrebbe essere, io per il sicuro verifico, qua in installati Metasearch. Vedete che è un plugin nativo, quindi non si può disinstallare. Eventualmente, se non lo vedete attivo, dovrete semplicemente attivarlo. E ve lo trovate sotto il menu web. Ok? Allora, vediamo come è fatto. Allora, mi permette di trovare, abbiamo detto, all'interno di questi cataloghi. Eccolo qua. Che sono già stati precaricati. Quindi Danimarca, Finlandia, Islanda, il RNDT, il CSV doppio del servizio del geoportale nazionale e così via. Io avevo messo ieri così per provare quello della Sicilia, ma prendiamoci quello nazionale, poi vediamo di aggiungerne uno. Allora, io voglio sapere, prendiamoci anche, carichiamoci uno sfondo, mi carico uno sfondo, qui, Map Services. Prendiamoci OpenStreetMap standard. No, qui direi di no, andiamo in montagna. E tanto sapete che adesso cercherò le frane e ci mettiamo qua in montagna. Ok? Allora, siamo in scala 1 a 17.000, facciamo 25.000 così siamo andava. Vado qua nella Metasearch, lo lancio e dico, mi devi cercare la parola chiave frane. Dove, non globalmente, ma nell'estensione della mappa che lui trasforma in latitudine e longitudine, prendendo dal catalogo nazionale, repertorio nazionale dei dati territoriali. Ok? Io faccio cerca. Eccolo qua. Guardate che cosa trova. Ha trovato. Dataset, 28 risultati, IFI, e così via. Quindi guardate qua, cliccandoci sopra mi dà l'estensione. Se io posso continuare a sfogliare, vedete, Arpa Piemonte, poi cioè Arpa Piemonte sono dei fili perché ha caricato dalle get capabilities quali sono i VMS disponibili o second download e si chiama Arpa Piemonte. Io chi sia questo catalogo franeale non lo so. Anche questi. Questo è vero, Regione Piemonte. Allora, diciamo che mi interessa penalità frane, ok? Allora, se io ci clicco due volte, mi fa un get info e mi dice, guarda che è un archMS.
penalità frane. Secondo il verbo fare la trasposizione per le qualità frane relativamente ai fenomeni franosi, cioè mi dice che cos'è relativa alla provincia autonoma di Trento. Ah, questo è molto bello. L'errore del servizio della provincia di Trento è che, guardate, ha messo come bounding box tutto il mondo. Questo è un errore, una dimenticata. Gli errori sono fatti diversi. Però, se io sono in Piemonte e voglio fare il Piemonte, vado a consultare il bounding box del servizio e mi vengono fuori il bounding box di Trento, perché mi dice che è fra 0 e meno 180, 0, meno 90, quindi tutto il mondo. E quindi questo, ecco perché non era un nome che mi, non era un dataset che mi piaceva, che ricordavo come ecco. Però se io vado, per esempio, adesso area, vedete qua, view service, e gli faccio mosaicatura ISPRA, quindi questo è un dato dell'ISPRA. Ok? Questi sono i link, quindi se io ci clicco sopra, lui mi fa vedere l'XML. Questo XML io lo posso prendere, CTRL C e andare all'antica. Adesso vado qua e lo inserisco come nuovo S. Oppure, vediamo se funziona. Ci dovrebbe essere, eccolo qua, VSESTI PI vigente, vedete, aggiungi dati, mi aggiunge, me lo fa aggiungere come VMS. Allora, io scrivo, peraltro c'è qualche problema, perché se VMS non è downloadabile, quindi probabilmente c'è qualche errore nella compilazione delle info che poi vengono tirate via. Allora, io faccio aggiungi, guardate qua. Vedete che aggiungi lei un layer VMS, lui mi crea. Questo è il mio elenco di VMS che io ho nel mio elenchino. Me ne aggiunge uno, accidenti, che si chiama VMS from Metasearch, si è già connesso. Mi prendo questo in PNG 32632, faccio aggiungi e lui me l'ha aggiunto. Ok? Normalmente che cosa avrei dovuto fare? Io avrei dovuto fare così. Sarei dovuto andare nel geoportale di Regione Piemonte. Fate fare Regione Piemonte che lo conosco, così faccio prima. Sarei dovuto andare nel catalogo. Avrei dovuto scrivere qua nelle parole chiave PAI, area RME, dissesti comunali. Ah, sì, dissesti. E lui, facciamo, eccolo qua, PAI vigente. Entro nel metadato. Mi prendo le mie get capabilities, questo vale con tutti, eh? Faccio CTRL C, vado in QGIS, vado qua, aggiungi risorsa, VMS, nuovo, scrivo RP PI dissesti, metto qua l'URL e finalmente ce l'ho. Faccio connetti e poi metto, ah, metto proprio lo stesso. E poi faccio aggiungi PNG, finalmente ce li ho. Non so se vedete la potenza dello strumento. Non solo, ma tornando al discorso di prima, essendo il catalogo RLDT federato, io ho la possibilità qua di mettermi non solo quelli fatto da ARPA Piemonte, che voglio dire, vado e lo chiedo a Rocco, ma anche quello dell'IFFI, che so essere fatto da ISPRA. Aggiungi la connessione, vedete, ecco, lui dice sovrascriverla perché è temporanea. Diciamo di sì. Eccolo qua, vedete, c'è modifica, no, sembra che, ah, perché è un REST, e quindi comunque dovrei andare a prenderlo. Viene messo come map server, vediamo se invece come REST è un REST. Rocco, aiutami tu. È facile che sia un REST anziché un nuovo ISPA, CTRL D, ok, infatti era un servizio REST, ArcGIS REST e non VMS, ma vuol dire, a parte la tecnicalità, se io faccio, scusate,
scusate che spengo questo, e faccio zoom to layer, c'è un vincolo di scala, maledetti. Comunque, eccolo qua, vedete qui è il Piemonte e qui è la Lombardia. Il dataset è di tutta Europa, è di tutta Italia, eh? Ok? Vedete quanto è figo. Poi, voglio dire, ci sono delle... risponde in maniera veloce, eccetera. Come si fa ad aggiungerne uno? Beh, allora, io vado, vado su Google e scrivo CSV doppio Basilicata. CSV doppio, vediamo se c'è. Cerca solo CSV doppio. Ecco, guardate. Apri il link. Mi fa già vedere subito il servizio UFS. Da qualche parte qui, ambiti di paesaggio, dovrebbe essere questo. Devo vedere se c'è geodati. Eccolo qua, catalogo. Eccolo qui. Io lo prendo, Ctrl C, vado in QGIS, riprendo il mio metasearch e come servizi, vedete, mi aggiungo un nuovo che chiamiamo Basilicata, gli mettiamo questo. Qual è il tipo di CSV? Spero sia questo, eventualmente se ci sono delle autenticazioni, ed è apposta. A questo punto, se io gli dico sulla imposta globalmente le frane della Basilicata, vediamo se ci sono, adesso non ho idea. Guardate qua. E chi sono questi? Dataset, sono quelli dell'IFI. Ora, ci sono dei problemi, e io su questo vi do ragione, perché se c'è scritto dataset, vabbè, sì, io clicco direttamente qua e vado. Ah, no, ok. È uno tip, quindi per forza non me lo poteva far portare in QGIS. Però vedete la adesso che funziona il servizio, la verità, questo non dipende da noi. Però qui possiamo aggiungerci tutti i CSV doppio che vogliamo, ve li avevo fatti vedere qui, un elenchino che ho preso banalmente, ho fatto così, non è che... Sono andato su Google, sui geoportali, e ho cercato gli indirizzi dei servizi CSV doppio. Ecco, niente di strano. Ok? Grazie Stefano, utilissimo anche questa parte sul plugin. Vabbè, Rocco scriveva in chat che in realtà lui la richiesta va in timeout. Se era un problema di proxy o se c'è magari qualche limite sull'estensione della ricerca, non lo so. Quello lì dipende, credo che dipenda dal fornitore, cioè da chi mette su il servizio CSV doppio. Io devo dire che mi ha risposto abbastanza, avete visto, in tempo reale. Non lo usavo, era un po' che non lo usavo perché dava a volte in timeout, e quindi ho idea che sia stato migliorato. Ce l'avevo letto in lista, ti ricordi Toto, ovvero che era uscito in lista nostra italiana un po' di tempo fa, qualche cosa sul metasearch, e forse Giudice Andrea aveva aperto qualche ticket. Sì, converto. No, lo vedo decisamente migliorato. Sì, Andrea ha corretto alcuni bug, sì. Poi chiaro, se c'è per esempio una chiamata, un limite alla chiamata delle get capabilities dei metadati di quello stupidaggine, 100 occorrenze, questo credo che sia dipenda poi dal motore dei metadati, quindi il CSV doppio, che nel nostro caso è su GeoNetwork, ma poi ci sono anche altri, c'è GeoNode, c'è GeoServer, insomma tutti questi motori di metadati, appunto, che creano il servizio, ecco.
Bene, Stefano, grazie mille. Non so se qualcun altro ancora qualche domanda. Vedo che piano piano qualcuno sta iniziando a disconnettersi. Grazie, okay. È molto, davvero molto utile e interessante. Io non grazie a voi della domanda. Ti mando subito la presentazione, Roberta. Sì, grazie. E ovviamente noi poi metteremo la registrazione su YouTube nei prossimi giorni, quindi casomai mi chiedo ancora scusa per avere un po' sforato, più che una colazione è diventata una colazione continentale con primo, secondo e contorno. Va bene, grazie davvero e benvenga. Insomma, che siamo andati un po' lunghi, ma è perché vedo che insomma l'argomento è sicuramente di interesse, ha stimolato comunque la discussione ed è proprio lo scopo dei nostri geobreak. Quindi grazie ancora per la disponibilità, Stefano. Grazie a voi. E alla prossima. Ciao a tutti, e ci vediamo presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille.